Vi volevamo ricordare che questo programma è offerto da Ferrovie del Gargano, Gruppo Saccia, Lo Bozzo, Carni Affini Gourmet, Hamburgeria Gourmet, DVL Noleggi, Salumificio De Luca. Buona visione e sempre forza Foggia! Allora Giovanni, mi raccomando, oggi è il primo giorno di lavoro, abbiamo aperto questo nuovo salone. Sono emozionato Mirko, sono emozionatissimo, sono pronto. Per cui non facciamo brutte figure, fatti trovare sempre pronto, che aspettiamo che arrivano i clienti. Mirko, ma che primo cliente già ce l'abbiamo? Ma chi? Veleno? Proprio Veleno, il primo cliente. No, quella è una mia idea imprenditoriale, io lo metto là perché così la gente vede il cliente in attesa e pensa che noi stiamo lavorando, capito? E poi ogni tanto gli tagliamo i capelli pure per trovare. Ma quello non si rifà a tagliare i capelli. Vabbè, noi ci proviamo. Adesso diamoci da fare, fatti vedere che stai lavorando, una pulita a terra, così se arrivano i clienti ci trovano a lavorare. Antonio, passa un po' la scopa, dai. È bravo, è bravo. Scusi, chi è questo? No? Tu sei il maschio, io sono io. Cioè l'aiutante dell'aiutante. No, lo sai che non c'ho voglia di lavorare, Mirko, lo sai, no, dai. C'è una cosa che non ho mai visto, l'aiutante dell'aiutante. Cioè, comanda a te, tu comanda a quello. E vabbè, dai. Oh, hai sentito? Il citofono. C'è un cliente fuori la porta. Sta giocando, un altro ancora. C'è il cliente, c'è, questo è finto. C'è il cliente, vedi aprire. Antonio! Oh, Antonio! È aperto! Si può? Sera. E si è? Scusa, è proprio Mazzeo, non andò a giocare nel rigore. Ma quale Mazzeo? Quello è il grande mister Sergio Ricocce, fu già una doc del quartiere Candelano. Cioè, allora, quindi poi ti sei trovato in Serie B, hai giocato con Polito? Hai forse fatto il nome del calciatore che forse a me sta più a cuore perché... Eri amico? Beh, era amico, sì. Igor amava i ragazzi, nel senso che noi eravamo senza macchina e ci veniva a prendere magari. Diceva la Lancia Delta, c'aveva. La Lancia Delta. Delta. Come dovevi ricordare la Lancia Delta? Siete coetanei, viste? Siete quasi coetanei. La Lancia Delta, sì, è vero. E molte volte veniva a casa a prendermi perché ci allenavamo fuori sede. Guarda caso, anche 25 anni fa c'erano problemi. Al Florio ormai era andato via. Ci allenavamo nella regione dei limitrofi di Lucera. E io poi, abitando tra via Lucera e. Perché ricordiamo che lui è uno foggiano. Verace, bro. Verace, grande luce. Esattamente, orgogliosamente. E quindi passava a prendere. C'è un aneddoto di Igor che una volta chiamò a casa. Io non avevo il telefonino, primi anni 90, avevamo solo il telefono fisso, però molti giocatori ce l'avevano. Nella scheda della societaria il numero mio era quello di casa. E rispose papà praticamente. Ricordo benissimo che quando chiamo Igor, non so come chiese di me, il fatto sta che mio padre disse: Sergio, non so chi è questo, vedo un po' che non capisce. Che non parlava bene l'italiano. Parla. Basta subito queste domande del sito. No, vabbè, però è giusto chiedere. La braciota la sei già mangiata? No, ancora no. Mi devono ancora portare qualcuno. Ma sei sicuro che posso fare? Le buche ti sono piaciute? Le buche fantastiche. Bella. Ne ho già bucata una. Ho già bucata una ruota. Ho già bucato. Hai visto? Comunque fai pure... Non lo poteva dire. Ha fatto pure uno spot. Non lo poteva dire. Lo bippiamo. Sennò deve pagare quello. E quindi tu in cui stavi seduto in panchina con... C'erano dei nomi importanti. C'era Llorente, c'era Buffon perché non giocava dall'inizio, c'era Giovinco, c'era Osvaldo, c'era Tevez, Vidal.
Pirlo, Marchisio. C'era come un po' come di sono gente fuori dal campo? Cioè, sono ragazzi normali, persone normali che hanno avuto la fortuna di fare il mestiere più bello del mondo, guadagnando anche tanto. Sono quindi simpatici, sono simpatici. Sì, sì, sì. C'è qualcuno che, a cui non gli puoi rivolgere la parola, tipo... quello... Vabbè, dai, è giusto fare i nomi. Del Piero. Del Piero non è uno di quelli che parla con i giovani. Esatto, sì. Se la tira, insomma. Sì, però ce lo può anche permettere, dai. Senti, all'aiutante dell'aiutante, 20 euro di mancia. Ah, pure la mancia? Non ha fatto niente. No. Mirko, Masco, ricordati il sogno. Non li puoi prendere. Ah, il sogno, è vero. L'avete chiamato? Non l'abbiamo chiamato. Oh, te ne devi andare. E vedi, Cardone vedi. Dovrebbe sapere, perché io gioco in casa qui, che io odio essere interrotto. Anche noi, però lui proprio è specializzato. Perché tu a me il giorno di riposo non me l'hai mai dato all'ora di riposo, vedi che cosa succede. Stavo parlando, Antonio, l'abbiamo interrotto, che stavi dicendo? Umilmente rispondendo alla vostra domanda, no, Foggia Foligno, 4-4, si giocava sul neutro di Vasto. Un giocatore del Foggia fece fallo su un giocatore del Foligno. E l'arbitro stava per ammonirlo, poi cambiò idea e io dissi, volevo dire che se la cavava con un richiamo verbale, per uno strano scherzo della lingua venne fuori un se la chiava con un richiamo chissà verbale. Chissà che stile pensava. Non era un pensiero associativo. Chissà che stile pensava, le tue palorte serate, perché però, diciamo che il cattolo di noi è anche un vivere della vita notturna foggiana. Ma insomma, questa faccia. Sta gaffa è diventata virale. Sì, diciamo che non c'erano i social sviluppati come sono adesso, ma mi hanno preso per il culo. Non c'era neanche Striscia la Notizia, quello spazio, no, era sicuro. Sì, se no era finita una carriera prima ancora di cominciare, assolutamente. Quindi, ma cioè, come avviene la preparazione di un cronista, di un telecronista? Ah, probabilmente è la parte più bella. No, l'ho visto che non gioca, fagli che segna. Segna Mangano. Solitaria. Quindi Mangano al limite della rete di rigore, punta l'avversario, salta il primo, gli si fa incontro il secondo, lo salta e solo davanti al portiere, calcia, ha segnato Mangano. Una cosa del genere. Ah, si è fatto... Non stiamo giocando, stiamo lavorando. Vabbè, per un attimo sono entrato nella pad, grazie. Ci ha creduto davvero. Però. Grazie Antonio. Mamma che gol, questo qua. No, ridiamo e scherziamo. Hai visto lunedì che non ci vengono a lavorare? No, perché dove? È perché ci siamo chiusi lunedì. Francesco Viscomi, età? 28 anni. Ah, è giovane. Portati benissimo. E vieni da? Da Domodossola. Domodossola, esatto. Ah. Esiste, giuro. Domodossola è l'unica città nel mondo che è famosa per la lettera. Sì, Ossolano. C'è uno Ossolano. Esatto. Cioè, esatto. Pensa che nella piazza di Domodossola c'è una lettera D grande. È vero che il vostro stazione, è il monumento di Domodossola, sì. È vero? Sì, veramente. Io ho detto una cazzata, cioè, io ho detto così per fare la battuta. Piazza stazione, per cortesia, diciamo. Lasciamo un po' i capelli. Tu di dove sei tu? Io di Domodossola. Mo nel frattempo la regia di Lato TV ti sta facendo una sorpresa. Ok. Nel frattempo. Tu possibile che... Non è vero, che sorpresa? Che stai dicendo? Non mi prendo io, allora. Tu sei di Domodossola? Esatto. Non conosci i Domodossola, il gruppo degli anni 70? Loro nel 1973 hanno fatto una grande canzone, Eri bella, eri mia. Eri bella, eri mia. Possibile che non l'hai mai sentita? Sicuramente l'avevo sentita, ma non me lo ricordo. Chiedo scusa. Adesso viene il maestro Antonio e mi aiuta. Vai. E mi aiuta a far sentire la canzone. E dai. I Domodossola, eri bella, eri mia. E poi continua e poi ci aiuterà la regia. Ma oggi le figure di merda, un dopo l'altro. Comunque i Domodossola sono dei grandi. Che anno, chiaro, di che anno? 1973, hanno fatto questa grande canzone. Dovete partire, dovete farlo, scusa, non ho bisogno, qua è difficile. Dottore? Forbici. Pettine. Thank you.
Grazie. Vabbè, ti presenti come... Buonasera a tutti. Ma fai come fai quando... Ciao, popolo rossonero! Popolo rossonero, benvenuti a questa puntata di... Diamoci un taglio! Diamoci un taglio! Comunque, posso dire un'ultima cosa? Sì. Sono assolutamente onorato di essere la vostra voce ufficiale anche per il vostro fantastico programma. Ah! È una cosa che mi onora e mi eleva. Ed è per questo che è già avuto! Non ce la può! Non ce la può! Ce la fa! No! È il suo mestiere, il suo ruolo, ce la può! Qual è la scommessa? Diciamole, la scommessa. Devi dire, allora, noi ci siamo giocati una cena da Acquolina, una pizza da Chuck si mangia. Okay. Se tu riuscivi a dire, riuscirai a dire la formazione del Foggia tutto ad un tiro. Non ce la sbaglia, senza sbagliare. Per me non ce la puoi. Ci proviamo. Calcio Foggia 1920. Fumagalli, Curfalidis, Anelli, Viscomi, Gentile, Dienno, Di Masi, Cittadino, Iadaresta, Russo, Tortori, in panchina, Ruddo, Salines, Pertosa e via così. Allenatore signor Ninni Corda. Ho vinto allora. No, perché ora deve fare un altro modo. Tutto il palloncino con l'elio deve fare. Te, bella a te, troppo fa. Ecco qua, il palloncino con l'elio. Ce la fa. Calcio Foggia 1920. Fumagalli, Curfalidis! Ragazzi, sono più forte dell'Elio, non c'è peso. Scusi, posso provare se funziona ste? Oh, lo vuoi respirare? Fumagalli, Curfalidis! A me funziona! No, stai facendo troppo. No, te lo faccio mai, vedi, è passato. La tua paura e l'emozione. Oh, siamo pronti ragazzi, allegri allegri, no, ste facce, un sorriso. Sì, ste facce, dai. Oh, campanello, dai, forza, date aprire. Siamo messi nel campanellino. Chi è questo, mo? Ma occhio e croce, sarà uno di Roma. Fa un po' paura. Colossio. Perché l'eroe non si rivela e non dice il suo nome? Perché hai un tuo nome? Mi chiamano Gladiatore. Come osi voltare le spalle a Fabio Veleno? Ora ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome. Sono Cristian Anelli, difensore dell'esercito del Foggia, servo leale dell'unico grande allenatore Ninni Corda. E avrò il mio scudetto in questa vita o nell'altra. Che brutto. E poi abbiamo te sortito in Serie A col Parma. Sì. Hai fatto una presenza in Serie A. Sì. Ma lo sapevi tu? Questa vita in Serie A? Sì, sì. E con che, contro chi? Parma-Genoa. Parma-Genoa, e com'è andata? 21-0. Perché sta vinto in campo? Che dici? Ma raccontaci un po'. E poi aspetta, dal Parma poi ha avuto un grande esploit a grandi squadre come il Favulla, come si chiama? No, ma quella che c'entra? Ho fatto 3 mesi lì. Cioè, sì, la squadra che c'era non quella, la squadra? Come si chiama? Come si chiama? Fanfulla. Fanfulla, cioè io... Parma, Serie A, c'è, qualcuno l'ha visto, questo allora, nel fanfulla. Scusa, Mastro, hai visto come è esordito? No, perché potevano aprire pure le gabbie, ma non ce n'era per nessuno, è un fanfulla, ha giocato, di che stiamo parlando? Che squadra è il fanfulla? Squadra di Lodi. Ah, di lui. Però sei di Lodi, allora. Oh, ragazzi, oh, dovete preparare tutto, specchi, telecamere, effetto Barbara D'Urso, che ven il tronista oggi. Tale, mi deve tenere per me di belli, oh, quello è bello, facciamo... Ma figa, vecchio, in realtà. Ehi, telecamere tutto a posto, mi raccomando. A livello studio canale 5 dobbiamo fare adesso. Costantino. Deve venire un tronista qui e dopo. Danilo. No, bene, meglio, meglio. Meglio, meglio. Oh, ha suonato.
Antonio? Oh, però sta imparando adesso con lo sguardo, neanche lo devi chiamare più. Lo mettiamo questo segnale? Complimenti oggi, oh. Uomini e donne, qua. Stai migliorando, Antonio. Complimenti, comunque, la trasmissione Canale 5, io ero molto fan. Grazie. Da Canale 5 alla tua TV. E qua sempre. Hai visto? Come da Como a Foggia. Da Como a Foggia. Vincente a Como. E ci auguriamo che vinca. Sì, perché è andato a vincere a Como, è venuto a vincere. Sta vincendo qua, è capitato. Ma raccontaci un po' di cose, dai. Che raccontiamo? Raccontiamo che... Dove sei nato? Innanzitutto dove sei nato? Sono nato a Roma, sono nato a Roma. Roma, quartiere. Parioli. Quartiere vicino ai Parioli, vicino all'Euro, vicino alla Magliana. Sì, ah, sì, sì, sì. Ecco perché è un dandy, questo è un dandy, sì. No, assolutamente, mi sono borghesito, negli anni ho dovuto imparare a... Quindi nasce a Roma, parlare italiano. Nasce a Roma e nasce a Roma anche calcisticamente? Sì, sì, nasce a Roma. È proprio nella Roma. Ho giocato 4 anni le giovanili della Roma. Tu hai avuto 4 anni. E prima. Tu hai avuto 4 anni da Roma. E poi ti hanno cacciato sicuramente. Ah, veramente? Giustamente. Veramente? Perché ti hanno cacciato? Era un po' sbarazzino, un po'. Zanniero si dice. Come si dice? Zanniero. Il numero è un po' Zanniero. Bravo. Zanniero, sì, sì, sì. Eri single? Single, ma ero piccolo. Ma eri già così bello. E già da piccolo si cominciava a vedere. E quindi niente, ho iniziato lì e poi però è finita male perché mi hanno cacciato, come avete detto. E te ne va ragione, come ti hanno cacciato? Perché? Che hai fatto che per essere cacciato? Perché non rispettavo tanto le regole, gli ultimi periodi non mi piaceva come era l'andazzo e quindi un giorno diciamo ho lanciato la borsa e ho detto che non ci andavo più. All'allenatore, sì. E chi era l'allenatore? Era Casaroli. Casarone. E succede da piccoli. Ti ha cacciato per lui. E poi ha chiamato Bruno Conti a casa, mio papà. Bruno Conti a casa tua ha chiamato? Sì. E mio papà, Bruno Conti, disse che suo figlio non aveva comportamenti adeguati all'essere Roma. E quindi giustamente. E poi ha conosciuto. Poi ho imparato. Poi ha conosciuto a Nini Corda, vinto i campionati. Del mio negozio. È sparita qua. Abbiamo dato passaggio. No, è stata una bellissima. Questi giorni, questi mesi. È stata una bellissima esperienza. Impegnativa, ma è stata una bella esperienza. Però me ne vedo io. Quindi ti ha cacciato veramente? Non l'ho cacciato, l'ho svingolato. Basta! Non la faccio lasciare! Basta, no! Come fa? Ma veramente? Maria! È finito! Maria, chiudo la busta! È già dispiaciuto! La prossima puntata la facciamo dai cinesi. Dal Pakistan andiamo, è più brutto! A me non da dire! Danilo Longo, numero 1. 1972, gli angeli e i demoni. 1972. Guarda, è brutto buco. No. Jim Morrison sembrava, hai visto? I girasoli, la ruota, 1968. I girasoli, ma chi è? Ma dimmi, ma questi metti i girasoli, la ruota, no. Ma scherzi, tu non lo sai, 1976. Non lo sappiamo, Fabio. Stazione Termini, Credi, 1979. Vai, vai al terzo. Ma dico subito il terzo, il collage, una donna resta sempre sola, 1982. Vai. Tutta sentenza. Era quaternaria. Tu poesia, 1974. Gatto temporale, immagini, 1980, tutto romano, famosissimo. Famosissimo, a caso te, famosissimo.